incontro nato spontaneo, come spontaneo il vivere con cura e le erbe di cui Antonio ci parla praticamente da 20 anni. E allora, come associazione Liberi di Essere, ci è piaciuta questa idea di in qualche modo segnare una tappa, ma soprattutto poter ripartire augurandoci così a più voci, quasi un coro, non so se lo armonizzeremo, però più voci ci sta bene. Il ciclo del comune ha toccato varie problematiche, no? Quindi questo vivere con cura che tocca la moda, che tocca le etichette, che tocca la nostra tavola, che tocca la nostra terra. Ieri ha toccato un luogo urbano e oggi siamo in un luogo per noi importantissimo, quindi simbolicamente ringraziamo il comune di averci dato questo spazio, perché siamo nella casa della scuola. E parlando di rievoluzione, quindi in qualche modo approfondire la conoscenza, evolvere a partire da una conoscenza tradizionale, andare avanti in un nuovo scenario in Molise, e mi è piaciuta l'idea accolta da Antonio di coinvolgere indifferentemente enti del terzo settore, associazioni culturali, la stessa università, e ringrazio la professoressa Bindi che è già qui, ma arriverà anche il professor Belligiano per Biocult. Quindi diciamo sono rappresentate due associazioni che per noi, almeno parlo in particolare per Liberi di Essere ed Officina Creativa, che nasciamo appunto spontaneamente, poi diventano un po' quel riferimento scientifico che ci rimette e ci ridà anche una dritta, e quindi poi ci aiuta ad evolvere. Vedo qui persone che erano ieri sera rappresentanti del mondo contadino, quindi li ringrazio. Questa sera ragioniamo intorno ad un tappeto e ad un telaio. Non a caso noi abbiamo portato un tappeto Tuareg, quindi ci rimanda a quella cultura nomade. Ieri si diceva di flussi migratori, andare, tornare. Ebbene, forse attraverso questi flussi ci arricchiamo. Ci dimostrano loro che anche itineranti si può costruire, e poi si possono raccontare storie intanto intorno a quello che normalmente si fa. Abbiamo scelto di mettere un filo rosso perché sempre qualche giorno fa, parlando di altri progetti di ricerca, ci siamo detti che forse noi che guardiamo ad uno scenario futuro, ad uno scenario verde, ad una nuova convivialità, siamo forse dei folli, perché non vogliamo concentrarci sul disastro e su quanto sangue c'è nel mondo. Purtroppo è un filo rosso che ci unisce trasversalmente, chi per guerre, chi per attentati, chi... ieri si parlava anche della società fortemente malata. Però vogliamo contrastare questo filo rosso con, li vedete, dei rotoloni, quindi con un altro filo che unisce, che racconta colori diversi e che rimanda anche alle diverse comunità locali. Ho messo una carta al centro che non è casuale, perché è espressione di una comunità che si è messa al lavoro per incontrare le comunità limitrofe. Quella carta al centro arriva da Lupara, e quei rotoloni sono delle fasce realizzate dalle uncinettaie. Però anche lì c'è dietro il mondo, perché molte persone di Lupara, di Castelbottaccio, che avevano messo su questo progetto di unire i due comuni attraverso 1,5 chilometri di quella lana lavorata, un gran contributo le hanno date le donne che sono magari in Argentina, in Venezuela, altre generazioni, ma che comunque portano il Molise nel cuore. Quindi queste erbe spontanee poi hanno comunque delle radici profonde e continuano a rigenerarsi, quindi questa è un po' la metafora. Mi piace l'idea di aver aperto così spontaneamente ad un racconto di ciascuno di noi, perché in effetti anche nel nostro ambito, quindi questo terzo settore, spesso va un po' ognuno per i fatti suoi, nel senso si cerca di fare sinergia ma poi ci perdiamo, a volte disperdiamo energie senza conoscere chi fa che cosa,
e dopo 2 anni che ci hanno tenuto appunto un po' a distanza, seppure abbiamo cercato di superare con l'innovazione tecnologica questa distanza, ho ritenuto opportuno rincontrarci in un luogo comune. Io avevo buttato giù un elenco di 70, probabilmente dei 70 ce n'è solo una parte, ma ci sono altre. Ed è questo, ed è così che doveva funzionare, quindi un eco allargato per ritrovarci. Non so se vogliamo seguire un ordine, visto che siamo comunque più o meno in cerchio, per poterci presentare e raccontare. Il nostro focus come associazione va dalla... diciamo basa tutto sul riciclo, però è un riciclo che vuole valorizzare le arti di un tempo e soprattutto che cerca di aiutare a chi arriva in Molise come straniero a ritrovare nuovi possibili scenari di vita con risorse, se vogliamo, anche zero, per cui portiamo avanti una sartoria in cui si lavora soltanto materiale di riciclo. La tessitura, poi ve ne parlerà Teresa, parte da tessuti di riciclo. Trasversalmente ci occupiamo di mostre d'arte grazie a Virginia Ricci, che è a Venafro. Abbiamo con noi Fiorata Spina, che ci parlerà della sua carta e del suo messaggio dalle pietre. Quindi Officina Creativa, diciamo, abbraccia già una grande rete. Io passerei la parola a chi mi ha sollecitato, come dire, a fare questo incontro, e dopodiché appunto aperto a tutti per conoscere e tessere nuove realtà sociali e locali. Grazie. Il suggerimento è che nasca questa scuola, che a me piace chiamare Ludo Scuola, e quindi il suggerimento che mille Ludo Scuole sbocci non solo in Molise, ma diventa la proposta, permettetemi, mondiale, perché si parla della transizione ecologica. In realtà è una transazione ecologica fatta da queste multinazionali che fanno il peggio del peggio. Noi invece abbiamo bisogno di un'autoeducazione permanente, non averla, come dire, la fissa che tu hai imparato un qualcosa e ormai pensi di avere la verità in casa. Dobbiamo sempre saperci rimettere in discussione. Tra parentesi, questo è uno dei segreti per essere sempre vivi e sempre adolescenti. Adolescente deriva dal latino avere, che significa fame di nutrirsi, in senso lato. Adulto è colui che pensa di aver già saputo tutto, già nutrito. Ma l'adulto così è un uomo morto. Basta. Spero di riuscire a fare una specie di orto giardino dove potrete tutti venire giù in campagna, anche sedervi sotto un albero e leggere un libro. Cioè cercare di liberare un pezzo di terra. Speriamo che ci riuscirò, perché lo faccio senza nessun tipo di finanziamento. Per cui se riuscirò sarà a vostra disposizione. Abbiamo pensato inizio con la frase che sintetizza il disegno di Ayub: innestare su alberi dalle solide radici nuovi giovani rami per raccogliere fiori e frutti dai molteplici profumi e sapori che diano alla vita novità e bellezza. Ecco, l'innesto è una metafora a cui abbiamo pensato come forma di meticciamento, che è quello che desideriamo per i nostri ragazzi, una fusione tra culture diverse, e la nostra mission come centro di accoglienza è ovviamente l'inclusione sociale, che passa attraverso tutte queste opportunità in cui i ragazzi conoscono il territorio che li ospita, e ci auguriamo che possano inserirsi sempre più lavorativamente e da un punto di vista di relazioni efficaci nella nostra città. È importantissimo, insomma, l'interazione, si diceva, più che l'integrazione, no? In modo che c'è una reciprocità. Sicuramente con Fabrizia, attraverso Officina, abbiamo avuto modo di fare dei progetti, però mi auguro che da stasera, anche nei limiti della normativa di cui si diceva ieri che ci vincola a non far raccogliere una mela liberamente dall'albero, però è anche su questo che dobbiamo lavorare per poter
rievoluzionare questa transizione verde. Continuiamo con chi si offre, andiamo con la Scuola Montini e con Molise Radici, grazie a Cristina Salvatore, anche perché ci deve poi privare della sua concetta. Grazie. Allora, buonasera a tutti, rappresento stasera sia l'Istituto Montini, che si occupa da anni del vivere con cura, fornendo ai ragazzi gli strumenti per poter vivere in pace, perché la Montini è una scuola di pace, per poter vivere nel benessere, per poter vivere nel rispetto dell'altro. Sarò molto sintetica, così diamo spazio a tutti. Per quanto riguarda invece l'Associazione Molise Radici Cultura, Costumi e Tradizioni, diamo molta importanza alle radici e alla tutela della cultura locale, proprio per trasmetterla ai ragazzi, perché senza radici i nostri ragazzi potranno anche andare via dal Molise, ma non porterebbero niente della loro terra e della loro essenza molisana. Invece, curando le radici, il passato, curiamo il futuro dei nostri giovani. Ci occupiamo di costumi, la nostra mascotte si chiama Concetta, come la nostra Concetta, perché rappresenta Concetta de Mascione, che è la mascherata tradizionale più campobasciana, e veste il costume tradizionale campobassano, caratterizzato dalla mantigliana bianca, perché Concetta è signorina. Ci occupiamo, tra le altre cose, di tradizioni, di devozione popolare e di danza. Perché la danza? Perché la danza è un linguaggio universale. Dunque, si diceva tradizioni, radici, ripopolamento, se vogliamo, toccato così, sfiorato, no? Stiamo accogliendo tanti stranieri, spesso pensiamo di poter risolvere lo spopolamento attraverso l'inserimento loro. Io prima parlavo di interazione proprio in questo senso. Con l'Associazione Molise Radici abbiamo portato avanti un progetto tempo fa, proprio ripartendo dalle loro danze, cioè trovare spazio per loro, dare espressione a loro, poterci appunto contaminare in senso positivo e poter sviluppare dei nuovi modelli. Sicuramente lasciare liberi i giovani di andar via, perché è importante che facciano delle esperienze fuori per poter tornare in modo consapevole. Mi ero portata dietro oggi due pensieri. Quando ho invitato a questa tavola rotonda libera, ho visto quasi un imbarazzo nelle risposte. Dice: beh, ma come funzionerà? Ci sarà un moderatore? Ora Antonio mi rimanda a fare una sorta di moderatrice, quindi vedo che comunque forse c'è bisogno, ma a me piaceva proprio rompere lo schema, quindi non introdurre ma autopresentarci e continuare questo cerchio libero. Il piacere intanto di stare o di fare qualcosa, in particolar modo in campagna, ci deve essere, lo devi sentire dentro, ti devi piacere, perché se no è finita. Allora ho continuato a fare questa cosa. Io cosa propongo, ma così, e se possiamo fare qualche cosa, come diceva il nostro amico, già subito, senza fare cose aleatorie, no? Cominciamo a scrivere queste cose, cominciamo a collaborare nel vivo delle cose, non è che stiamo, abbiamo detto questa cosa, finisce, ne va qua, ne va là, finisce. No, allora scriviamoci, mettiamo tutto per iscritto e cominciamo a partire, anche facendo gli ordini, però concreto, non è che stiamo qua, una sera siamo là, poi siamo qua, ma che stiamo facendo? Allora, partiamo con la botta e vedremo che mamma, rimbocchiamoci le mani, vedremo che mamma. Così tutti, perché coinvolgiamo qualche la gioventù in particolar modo, no? Perché giustamente noi sì, siamo un po' veterani, ma gli altri non lo so. E noi dobbiamo insieme prendere la volontà, il piacere di farlo. E come ti metti a tavola, mangi così, senza... No, quando... mangi una mela, per esempio, chiudi gli occhi in alto, vedi che sta facendo. Allora capisci il piacere del cibo antico, della nostra campagna. Se no,
non lo so, ecco qua, volevo solo dire queste cose, due parole per cominciare a parlare. Questo è. Grazie. Grazie a voi. La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. Allora, Mangiafuoco, non vorrei che fosse frainteso come programma, non riguarda i riti del fuoco che interessano tutti quanti i paesi del Molise, tranne alcuni. L'obiettivo, la mission di Mangiafuoco è quello di fare del Molise la regione pilota a livello internazionale sull'elemento fuoco, a partire dai riti del fuoco, dunque prevenzione degli incendi, rimboschimento, per arrivare nel medio-lungo periodo a realizzare il primo ecomuseo al mondo sul fuoco. A chi ci rivolgiamo? Sicuramente ai molisani, ma agli 800.000 molisani che stanno nel mondo. Dunque, per essere operativi, chiudo qui, il nostro centro operativo è a Matrice, è messo a disposizione da un nostro socio che conoscete, si chiama Rocco Cirino. Un ettaro di terreno dove c'è una fattoria didattica, vendiamo gli alberi ed abbiamo uno spazio di 800 metri quadri. Due settimane fa abbiamo fatto anche un camino, una serie di altre cose e una volta a settimana facciamo degli incontri. Dunque, una operatività, una sede operativa già c'è, noi la mettiamo a disposizione. Ne approfitto, visto che sono qua. Allora, ringrazio a nome dell'amministrazione comunale tutti gli intervenuti, Concetta in primis, con la quale abbiamo messo un po' in piedi questa giornata, penso felicemente riuscita, vedo tante presenze, molte delle quali ormai sono assolutamente abitudinarie e questa è una bella cosa, vederci più forte ci vediamo, più spesso ci vediamo e meglio vuol dire che ci sono tante belle e buone occasioni per incontrarci. Allora, accanto mio entro in gioco come amministrazione comunale, ma come ospite, alla pari di tutti, quindi è nostro dovere, chiaramente, io lo dico in particolare del settore ambiente di cui mi occupo, ma chiaramente è l'intera amministrazione che penso sta dimostrando, voglio sperare che questo si colga una grossa sensibilità su queste tematiche, e vedo Antonio, vedo tanti amici con i quali tutte le proposte, tutte le iniziative sicuramente trovano quantomeno ascolto, ma spesso e volentieri accoglimento e anche realizzazione pratica, vuol dire che ci facciamo parte attrice in primis, diciamo, come supporto istituzionale alle buone idee, alle buone pratiche. Quindi come contributo, diciamo, visto che parliamo di vivere con cura oggi, io unisco il mio piccolo contributo che non è nient'altro che una delle tante locandine di vivere con cura, cioè questa rassegna che insomma nata da uno spunto da belle chiacchierate con Antonio, è nata qualche anno fa, poi dopo purtroppo c'è stata l'interruzione della pandemia, ma adesso è ripartita, quindi un ciclo di incontri, un ciclo di occasioni per vederci sui temi più disparati che comunque mettono al centro il vivere con cura. Abbiamo parlato di tutto nei nostri incontri e parleremo ancora di tanto altro, dall'architettura a come si fa il sapone, al come si lavora la terra, come si vende al mercato, alle bacche di rosa canina. Antonio, aiutami, ci abbiamo buttato dentro tanti temi, quindi spesso anche temi forti perché sono connotati culturalmente, politicamente, che hanno un orientamento chiaro. Si mette in discussione un modello. Si mette in discussione un modello di sviluppo, un modello di vita, uno stile di vita che oggi è imperante e che assolutamente direi non ci piace. Se siamo qui tutti oggi probabilmente perché ci unisce una visione critica verso un modello di sviluppo che a nostro avviso va sicuramente quantomeno messo in discussione, possibilmente sovvertito, cambiato attraverso la pratica dal basso, quindi partiamo dalle azioni quotidiane, dal nostro vivere con cura, che oltre a vivere noi con cura cerchiamo di farlo, ma cerchiamo anche di divulgarlo, e affinché sempre più persone vivano con cura, chiaramente adottando quegli stili di vita e quelle buone pratiche che possono essere veicolate attraverso mille canali, mille strumenti, e quello di stasera è sicuramente uno eccellente. Quindi l'impegno da parte dell'amministrazione è semplicemente quello di continuare su questo filone, perché è un filone
che ci piace, un filone che culturalmente condividiamo, e quindi non mancheranno occasioni sicuramente da qui in avanti per tornare a, a parlare di vivere comunque, va bene? Quindi ben vengano anche, così come spesso arrivano sollecitazioni, proposte, ben vengano anche appunto nuove proposte per poter mettere su nuove iniziative, anche nuovi incontri, cicli di incontri che facciamo, molti vengono, quindi già lo sanno, sia qui presso la Bibliomedateca, in altri ambiti lo abbiamo fatto presso il Circolo Sannitico, comunque sia, mettiamo a disposizione le strutture del Comune di Campobasso, compreso quella di stasera. Credo che sia stata una felice soluzione. All'inizio si era pensato al mercato coperto, ma forse questa è leggermente più raccolta e ci consente di poterci forse guardare un po' meglio il nostro. Grazie a tutti, buon proseguimento. Che cosa mi pare interessante di questa iniziativa e che cosa posso dirvi come, come dire, suggestione che mi viene da, da questo incontro? Tre cose essenzialmente. La prima sta dentro a questo titolo, il vivere con cura. Ecco, io credo che la cura si esprima in molti modi. Una di queste è la cura con cui si contattano le persone per costruire le reti, e questa serata mi pare dimostrare esattamente questo. C'è una cura, c'è una regia, guardate, non come dire, tecnica, ma sincera, piena, nell'aver contattato le persone che vedo e probabilmente nel contattare da parte di quelle persone altre persone, dunque nella catena che è stata costruita. Questa è una catena di valore nel senso vero del termine. Dunque la cura sta in primis in questa capacità di contattare, di mettersi in relazione con gruppi e persone che non debbono parlarsi addosso, ma che debbono vedersi tra di loro per riuscire a fare, una volta si sarebbe detto massa critica, però serve la massa critica, cioè la capacità di costituire gruppi potenziali di promozione di attività. Noi dobbiamo partire dal presupposto che i territori piccoli in questo momento vivono una condizione di assoluta opportunità. Dunque, di nuovo, l'invito è non nasconderci dietro, siamo piccoli e neri. No? Noi abbiamo straordinarie opportunità. Il problema vero, e lo è nelle relazioni con l'esterno, nella possibilità di accogliere, nelle occasioni che ci vengono dall'incontro e dalla possibilità di incrocio con le diversità, che viene anche dalle esperienze che abbiamo visto, che non debbono essere viste come un modo per ripopolare numericamente il territorio. Noi abbiamo bisogno di intravedere in queste opportunità reali di ricaricare in qualche modo le energie su questo territorio, di ritrovare stimoli e scambi che creano cortocircuiti positivi. L'arte lo ha dimostrato, l'esperienza dentro Officina Creativa di Foluccio, ma non solo, e tutta una serie di piccole e grandi attività che conosciamo sui territori, ma penso anche alle infinite contaminazioni lavorative che ci sono nelle nostre aziende agricole, prese per il verso giusto, penso alle esperienze di Fattoria Griot e di altre, possono essere delle opportunità straordinarie per incontrarci, cambiare e imparare, fare tesoro dei saperi accumulati da più tradizioni culturali. Io sono antropologa, dunque per prima cosa, come dire, vado a questo, e poter fare davvero dell'occasione, dell'opportunità che in questo momento viene data, tecnica, in alcuni casi fredda, fatta di grandi finanziamenti da consumare in fretta, fare invece l'opportunità reale per un cambiamento radicale di postura, sicura, cambiando e curando in primo luogo noi stessi. Grazie. Grazie, grazie Letizia, e grazie sempre della cura che metti nel comunicare. E io a questo punto chiamerei Mario Borraro che mi sta guardando, ma giustamente legato a Letizia e a tutto il mondo pastorale. Il mondo pastorale, sì, anche a questa scuola che ci auguriamo, no, di Pastorizia che riparta. Concetta mi aveva chiesto di portare un pezzo della nostra azienda, volevo portare le vacche, i vitelli, i cavalli, le pecore, non ci sono riuscito, ma vi ho portato la zampogna.
sono emozioni che forse cogliamo noi che siamo un po' più consapevoli, per non dire che abbiamo qualche anno in più. Insomma, ritornando al discorso dei ragazzi, della scuola itinerante che auspicava Antonio, abbiamo anche altre sollecitazioni, abbiamo avuto sollecitazioni di una scuola attiva e, ripeto, andare da Mario Borraro sarà sicuramente una grande esperienza e, come dire, quegli echi e quei suoni del Molise ci sono tutti. Andiamo alla nostra restanza, perché c'è chi appunto lavora per raccogliere testimonianze di chi è voluto tornare o di chi sta resistendo. E abbiamo Miriam Iacovantuono che un po' ci parlerà di lei o di altre associazioni, perché sono tre sorelle e una rete di associazioni. Io sono una giornalista e in 2 anni ho raccolto storie di persone che hanno deciso di restare o di tornare e quindi che sono tornate un po' alla terra, alla pastorizia, hanno deciso di arrivare, non so, immagine delle lumache oppure di dedicarsi al miele e le ho raccolte in un volume che si chiama appunto Resistere, con la E maiuscola, per dire che questi territori, queste persone, questi paesi delle aree interne esistono e hanno il diritto di contare. Quindi queste persone che sono rimaste o comunque che sono tornate hanno il diritto di essere ascoltate e secondo me da loro si può ripartire per scrivere un nuovo domani per questa terra. E quindi l'ho racchiuso nella mia carta che adesso vi lascio. Noi nel nostro A3 abbiamo sintetizzato un po' tutto quello che vorremmo fare sul territorio molisano e ve lo leggo così. Vogliamo prenderci cura del territorio senza nessuna distinzione. Ognuno ha il diritto di poter godere delle bellezze che lo circondano, perché la bellezza non ha barriere. I luoghi, i borghi, i monumenti devono poter essere attraversati e vissuti da tutti. Una necessità non solo per i viaggiatori con esigenze speciali, ma anche un'opportunità per i cittadini di avere un territorio accessibile, inclusivo, accogliente. E lo scopo proprio della nostra associazione è quello di creare di poter sviluppare un turismo accessibile qui in Molise, perché purtroppo noi abbiamo fatto una ricognizione e ci siamo resi conto che parliamo di turismo, però molte persone non possono poter venire a visitare le bellezze di questa regione. Quindi tutti insieme cercheremo di creare una regione accessibile e inclusiva a tutti. Grazie. Prenderemo atto che molte cose non si potranno fare, molti luoghi non potranno fisicamente essere visitabili, però in questo ci aiuta la terza parolina, diciamo, una è l'etica, la sostenibilità, la terza potrebbe essere innovazione. Quindi l'esempio proprio del Museo della Faglia, quindi che permette di partecipare la faglia anche fuori stagione, allo stesso modo cercheremo con, come si dice, una realtà ampliata, amplificata. E io vedo il professor Rocco Cirino, quindi lo chiamo qui accanto a me, sia per la geografia, ma c'è qualcuno che ci ha già detto che ci ospiterete alla vostra officina. E volevo solo aggiungere, per ricollegarmi alle carte che, come dire, mi hanno affidato, ma le persone non hanno potuto essere qui con noi, non hanno potuto essere partecipi, e lì abbiamo sul tappeto anche dei saponi. A proposito di disabilità, si possono fare dei progetti trasversali dove magari soggetti che devono in qualche modo ritrovarsi e riattivarsi, quello che facciamo con Officina Creativa,
possano poi incontrare persone che abbiano delle difficoltà per nella complementarietà arrivare ad un risultato. E l'esempio proprio dei saponi buoni portate avanti con l'associazione ANFAS. Approfitto di dirvi che ANFAS ha una sede in città, è in via Toscana e l'hanno denominata proprio la casa delle esperienze, per cui anche qui invito a prendere contatti e ad attivare sinergie. Chiedo scusa, eccoci qua con il professor Rocco Cirino. Grazie. Laureato, poi ho fatto il master, 600 ore, poi un'altra specializzazione e ho capito che le cose importanti sono quelle dei contadini, sono quelle di mia mamma. Cioè due cose mi diceva mia mamma: cura il tuo nome e non sprecare tempo. E quando andavo in campagna, se non facevo quello che lei stabiliva la mattina, erano taccarate, cioè erano legnate. Dobbiamo tornare ai valori della terra. Cioè io non ho più energie per lavorare, però i valori della campagna, l'industria e il terziario se li sognano. L'industria è un sistema da mandare in galera. Il terziario, che ama il consumismo sfrenato, è da super galera, da 41 bis. Quindi riprendiamoci i valori della terra, i valori della natura, perché tutto il resto sono palline colorate. Posso chiudere? E viva la terra! Evviva le nostre radici, no? Perché c'ho qui di fronte la nostra signora del Topinambur, la chiamo io. No, è interessante perché poi andiamo anche geograficamente, no? Vagando, quindi siamo da Matrice a Castropignano, Castropignano, però sei più sotto tra Fossalto, no? Trella. Ok, prego. Il Topinambur è un tubero del passato, molto antico. Tanto che le prime volte che mi sono ritrovata nei primi mercatini, le persone anziane avevano paura di comprare questo tubero perché gli ricordava la guerra. Infatti durante la guerra questo tubero è riuscito a sfamarli, perché è ricco di tutte le proprietà benefiche di cui l'organismo ha bisogno. Vabbè, aggiungiamo che fai parte di una grande famiglia e di una bellissima realtà, perché l'area di Castropignano in effetti ha messo su un museo itinerante diffuso nel paese. Fai parte dei custodi del territorio, un'associazione culturale poco presente purtroppo, però speriamo che in futuro li sollecitiamo. Sì, perché insomma con loro ovviamente c'è dal veterinario Pasquale Luciani, che ci sensibilizza alla cura degli animali, e c'è invece la signora Consiglia, che ci invita a stare nelle case di Castropignano. Quindi diciamo, per me scoprire i custodi del territorio, li ho ritrovati appunto nella fase di ritorno nel 2014, tra l'altro con loro c'è anche Giuseppe Gallo, Terra Madre, giusto? Quindi abbiamo aziende e abbiamo economie locali. E io, citando ad un gruppo di persone che si adoperano e che generano economie e microeconomie, non posso non chiamare il professor Belligiano, che lo chiamo subito ad intervenire perché così, come dire, alterniamo e ci ridà una dritta. Grazie. È la prima volta effettivamente che partecipo ad una tavola rotonda partecipata, pur avendo fatto queste esperienze proprio insieme alle Tizia Bimbi, ma molto 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 lontano da qui, no? Abbiamo fatto esperienze di questo tipo, magari probabilmente erano meno partecipate, nel senso che c'era meno numeroso nella partecipazione, ma stavamo in Sud America. In Paraguay abbiamo fatto
esperienze di questo tipo, esperienze fra l'altro organizzate da un argentino, queste poi sono le stranezze del mondo, però erano particolarmente efficaci, rappresentavano anche delle modalità attraverso cui i territori cominciavano a prendere consapevolezza, ad autodeterminarsi proprio in riferimento a modelli altri, ne parlava l'assessore prima, no? Quello di in qualche modo avere consapevolezza delle criticità che probabilmente il modello di sviluppo che abbiamo porta anche in termini di cura. Quindi il primo elemento sicuramente è questa suggestione che vi partecipo a dire: per la miseria, e sono tanti anni che sto nel Molise, però la prima volta che poi effettivamente vengo invitato ad un'azione, no? Un momento di questo tipo, piuttosto che organizzarlo, ma molto spesso a finalità di ricerca, Mario Borraro, ma anche altre persone che ho visto qui in questo luogo, che in qualche modo è anche fortemente evocativo, no? Questa, la casa della scuola rappresenta secondo me proprio in questo periodo, per quello che potrebbe essere il ruolo che forse non riesce ancora ad avere per una serie di questioni. La possibilità di immaginare un'agricoltura, quindi un modello di sviluppo centrato sull'agricoltura, che piuttosto che essere un'economia di produzione diventi un'economia di relazione. Allora il tema dell'economia della relazione probabilmente può rappresentare una modalità attraverso cui quel orto-giardino diventi qualcosa che mette in collegamento la città e la campagna. E direi che per questa assemblea possiamo fermarci qui, ma ovviamente contate su di me, sul centro BioCult. E allora, più volte ho tirato in ballo i giovani, abbiamo tirato in ballo la cura, abbiamo tirato in ballo il riciclo. Io ho di fronte a me il giocattolo, quindi credo sia giunto il momento di venircene a parlare. Grazie. Sono Daniele, rappresento una piccola realtà di Campobasso che si chiama Rigiocattolo, che si occupa di recuperare giocattoli usati, di ridare nuova vita per evitare che diventino dei rifiuti, o riparandoli e rimettendoli in circolo o trasformandoli in qualcos'altro. Siamo partiti da questa rigenerazione delle cose, stiamo guardando anche alla rigenerazione delle relazioni delle persone, dei territori, ma siamo in una fase di studio, aperti alle collaborazioni, ma principalmente nella ricerca di un'identità, perché convinti che ci si possa relazionare solo a partire da un'identità, altrimenti si creano delle confusioni. Quindi siamo molto interessati al movimento che Concetta e i suoi amici sta generando, però anche convinti che la diversità fanno bene. Ne approfitto per dire che rappresento anche in piccolo la cooperativa Ares, che oggi non era possibile fosse presente perché ci sono troppi impegni di lavoro in contemporanea, e che si sta interrogando sempre di più negli ultimi tempi sull'innovazione sociale, anche a contatto con altre agenzie nazionali e internazionali che fanno lo stesso. Ares è disponibile alle collaborazioni e tranquillamente capiterà di poterne parlare più avanti. Buonasera a tutti. Grazie. Sì, con Ares credo ci sia ampio respiro, sia per la lunga esperienza che loro hanno, anche rispetto a noi stessi, liberi di essere, che siamo nati solo nel 2014, poi strutturati. E sicuramente, come dire, hanno già quelle sedi anche di co-working, no? Quindi già aperti in forma strutturata ad accogliere, fermarci. Quindi prima si diceva proviamo ad andare avanti, abbiamo tutti spazi aperti e disponibili, quindi incontrarsi per costruire, questa sera appunto mettere insieme tanti tasselli. Io passo dai bambini agli anziani perché ho di fronte a me Carmine Lucarelli, quindi coinvolgo Fondazione Anchise. Grazie. E io rappresento la Fondazione Anchise, è una onlus che abbiamo costituito 11 anni fa, e a proposito di vivere con cura, il nostro mondo ha bisogno veramente di cure, cioè il mondo in cui la cura è qualcosa di essenziale, cioè il mondo degli anziani, perché credo che, così come è stato detto da più persone,
L'elemento che questa sera è stato più volte nominato è la terra, perché naturalmente se non curiamo la nostra madre terra non viviamo, non mangiamo, non respireremo manco. E quindi così come occorrono cure particolari per la terra, allo stesso modo ne occorrono per tutti noi che siamo anziani e per tutti voi che diventerete anziani. Il tema è proprio questo, cioè capire che c'è una condizione, come dire, ricorrente. Quello che io so, che tu sei, io sono stato, quello che io sono, tu sarai. Questo è l'antico saggio. La prima cosa che dobbiamo fare è curare noi stessi per far sì che possiamo prenderci cura anche degli altri e delle cose. E per curare noi stessi chiaramente dobbiamo prima avere la conoscenza, e naturalmente tutto ciò che è stato detto qui dall'Associazione della Vici, ad altri, che la conoscenza viene proprio dall'esperienza, e la nostra fondazione è a disposizione appunto per creare queste reti di esperienze in qualsiasi campo, a cominciare da quello contadino, perché appunto ci dà le essenze maggiori per vivere bene, in salute, a quello letterario, perché appunto è universitario, perché ci può dare le conoscenze necessarie per vivere curando bene la nostra salute. Quindi questa è un po' la nostra mission. Ovviamente questo sarà materiale prezioso per mantenere e nutrire la rete. Siamo passati, come dire, dal bambino all'anziano, ma soprattutto sempre nel concetto di prendersi cura della gentilezza, dell'educazione, dell'attenzione all'altro. Arriviamo anche ad associazioni che si occupano di parità di genere e di prevenzione alla violenza sulle donne, nello specifico Libera Luna. Buonasera a tutti, sono Emanuela Galasso, rappresento appunto l'associazione Libera Luna, che è nata dal territorio, è fatta da persone del territorio, nasce nel 2014 e ha iniziato ad aiutare le donne vittime di violenza, arrivando poi a creare un centro antiviolenza. La nostra idea di vivere con cura è quella di ridare valore alle persone, oppure imparare a ridarsi valore. E abbiamo pensato ad un'esperienza che abbiamo condiviso con un po' di persone che si trovano qui, e forse anche il motivo per cui Concetta ha pensato di coinvolgere Libera Luna, che è questo quadrato che è stato creato. A me mi viene da dire che veramente ha rappresentato quello che abbiamo potuto fare con l'associazione Libera Luna su questo territorio molisano, ossia realizzare tanti quadrati, appunto ridare vita, creare un qualcosa. E quindi mi viene da dire creare rete, mi viene da dire riuscire a stare insieme, perché solo insieme si può dare veramente un'immagine di unità. E questo ogni persona, abbiamo in qualche modo ridato, rivalutato quella che è l'arte della manualità, che poi anche quelli liberi di essere, il telaio, e quindi è importante l'idea della manualità e quanto le cose vanno fatte non di fretta. Siamo abituati ad andare velocemente di fretta a fare le cose, ormai facciamo un click, no. Per fare un quadrato ci vuole tanto materiale da riutilizzare e soprattutto ci vuole tanto tempo. Allora, la cura è tempo. Se non ci riprendiamo il tempo, non ridiamo il tempo a noi stessi, non ci riusciamo a prendere cura. E quindi noi in qualche modo, anche nel nostro volontariato, quello che doniamo alle donne è il nostro tempo. Dunque, il tempo, l'identità, si diceva prima, e ritornando al quadrato che loro hanno portato, questa identità da trasferire agli altri, no? Prima c'è stata Miriam che ha detto: all'inizio non sapevo bene cosa avrei potuto dire. Io ho notato che questa cosa di lasciare liberi di esprimere se stessi
ha messo un po' in crisi alcuni dei partecipanti anche. Abbiamo detto del tempo importante, ci avviamo e andiamo avanti con la serata. Volevo interrompere con una narrazione a cura di Pierluigi Giorgio, però non so se, perché l'avevo visto prima, non vorrei fosse già andato via. C'è Pierluigi? Perché poteva... Sì, Pierluigi, vieni con la tua carta. Ed ecco che lì ho fatto questa scelta, ormai sono oltre 10 anni, di tornare nella mia terra e, come dicevo prima, di gustarmi massicciamente il passaggio dei sapori, dei colori che la nostra terra ci offre. E ho scelto di vivere in campagna, chiaramente. Ho comprato della terra su una collinetta nei pressi di Elsi, perché mi ricordavano determinate cose dell'infanzia. Io non sono nativo di Elsi, ma una nonna che è di Elsi. Sono stato allattato da una contadina di Elsi, quella è stata la mia fortuna, perché stavo 3 mesi all'anno tornavo a Elsi e quindi vivevo con i contadini. La maggior parte delle persone che io frequento, eccoli qua. Mario Borraro, che io chiamo fratello, lui mi chiama fratello. Per me è famiglia, la famiglia Borraro. Ma non ripeto, contadini, pastori, artigiani. E dico, adesso cosa faccio qua? E mi sono inventato il camminare narrando. Camminare narrando significa portare dei gruppi in giro per il Molise, a seconda dei luoghi, di raccontare le storie legate a quei luoghi. Ma non è soltanto il raccontare, e assolutamente non è il leggere, è il narrare, c'è una bella differenza. Innanzitutto per insegnare alla gente che bisogna esserci, sentire i luoghi. Come li aiutavo io? Appunto con l'input di determinate storie. Io ho dei canovacci a seconda dei posti dove vado, ma non sono così ligio a quello che ho nello zaino che mi porto dietro da leggere. Perché forse anni di teatro mi hanno insegnato che bisogna ascoltare il respiro di chi hai di fronte. Cioè ti accorgi qual è il momento preciso in cui devi narrare quella precisa storia. E questo è tutto fatto in modo elastico, nel senso che io non è che poi leggo tutto, magari leggo poche cose o magari ne aggiungo altre a seconda della gente che viene con me. Quando mi sono ritrovato persone che vedevano i miei documentari e mi dicevano: Pierluigi, ma dove sono questi bei posti? E io rispondevo: beh, se alzi il culo e di là non li trovi, cioè c'è molta pigrizia. Avete presente soprattutto nei periodi che so, la festa, le cose, soprattutto chiaramente l'estate, quante macchine andando al Matese, andando alle Mainarte, andando in qualsiasi posto trovate lungo il ciglio della strada con i tavolini, con i picnic e cose, cioè non si allontanano dalla macchina, non fanno un passo, non si allontanano dalla strada. Il silenzio fa paura, la solitudine fa paura. Io non mi sono mai sentito solo in natura. Vabbè, basta. Grazie. Quindi la passione ci può far tornare, ci può far restare, ci può nutrire. La passione di Pierluigi l'ho vista sviluppata lungo i tratturi. Io devo rubare 2 minuti ad un sindaco che di tratturi ne fa capo per un progetto molto grande, però soprattutto ci teniamo al saluto perché è veramente trasversale, è stato veramente trasversale l'invito di questa sera. Quindi lo ringrazio perché rappresenta l'altra faccia degli enti che avevo invitato. Grazie. Questa idea della cura nel vivere, o vivere con cura, è quello che oggi credo che manchi. Oggi siamo andati troppo avanti, qualcuno ha detto dobbiamo tornare indietro, ma io sono ben felice che qualcuno l'abbia detto, perché credo che sia questo che bisogna in qualche modo auspicarci, tornare indietro e tornare a vivere veramente la vita. Oggi andiamo di corsa, viviamo di tecnologia, viviamo non più di rapporti umani,
viviamo purtroppo in un mondo distratto, e quindi vivere con cura io credo che significhi innanzitutto vivere con consapevolezza. Il progetto dei Tratturi è un progetto ambizioso e credo che molti pensino che sia anche utopico. Io credo di sì, che sia veramente utopia, ma tutto quello che possiamo sognare, l'utopia credo che sia una forza, è possibile realizzarlo, ci dobbiamo credere tutti, perché il progetto che in qualche modo rappresento, perché mette insieme 59 comuni e si pone di ripristinare l'intero percorso dei Tratturi che noi abbiamo sul Molise per destinarli poi al turismo lento, a piedi, in bicicletta o a cavallo. E credo che questo riavvicini veramente le persone alla terra, come si è detto stasera. E quindi quella nostra arretratezza di cui siamo accusati a volte, il Molise è arretrato rispetto ad altre realtà d'Italia, beh, può essere una forza, può essere la nostra forza. E quindi vivere alla natura, come diceva Pierluigi, neanche a me spaventa. Io sono figlio di contadini e diciamo che mi sento ancora contadino. Vivere la terra significa vivere a misura d'uomo, quindi il turismo che può dare forza all'agricoltura attraverso il progetto di Tratturi e l'agricoltura che può dare una mano al turismo, quindi sono due cose che devono assolutamente viaggiare insieme. Allora, i Tratturi ci daranno resistenza, la forza di resistere. Noi ci impegneremo ad attivarci e a resistere. Io devo chiamare e chiedere scusa se ho fatto attendere. Grazie alla Vizzarri, vieni. Perché nella trasversalità abbiamo pensato anche alla trasversalità del territorio, quindi anche Basso Molise, ma soprattutto lei rappresenta più ambiti e ci presenterà una bella carta complessa, penso, è una bella riflessione, grazie. Io ringrazio moltissimo Concetta, ringrazio tutte le associazioni presenti qui questa sera, perché è semplicemente bellissimo, si comincia a fare rete, noi abbiamo bisogno di questi incontri, abbiamo bisogno del confronto che è fondamentale. Abbiamo bisogno di costruire e la parola chiave è collaborazione, quindi è proprio sulla collaborazione che dobbiamo puntare. Io vengo dal mondo dell'associazionismo in vari anni, in vari settori, e mi sono sempre occupata di, diciamo così, di settori dove purtroppo era importante la fragilità, era protagonista. E allora ho cercato nel mio mandato come amministratore dei comuni di Larino di raccogliere e di promuovere quello che in realtà io sento come missione. E una cosa che abbiamo ritenuto importante è stata la costituzione della consulta delle disabilità e delle neurodiversità, che è la prima, che leggiamo che abbiamo insomma da promuovere di poter promuovere. Le neurodiversità non è sempre stato consultato. E quindi questa è una grande azione di musica, ma è un'azione sociale importante, quella che va a costruire una comunità competente, una comunità resiliente, mi piace molto questo termine, resilienza, perché è un termine che abbiamo utilizzato tanto, soprattutto a questa presenza virtuosa della comunità. Però una comunità resiliente permette di avere cura di se stessi, avere cura degli altri e costruire. Io ho portato la linea della consulta, perché sembra una cosa scontata, la consulta di disabilità delle neurodiversità verso un bambino, ma invece non lo si trova, ci vede. E quello in realtà è una promozione, una rete che si va a costruire, ma una promozione che deve condurre all'identità della partecipazione a neurodiversità e al benessere umano. Io vi direi qui a Diana, che ha condiviso con me questo percorso. È una mia cara amica, come avete visto, una giovanissima studentessa, da poco laureata, ma che veramente ha fatto la differenza in questo percorso della costituzione della nostra responsabilità e l'Università del Comune di Lenta. Facciamo una foto. Tutte le
febbraio per amore per la terra e sorellanza tra i popoli. Ci facciamo una bella merenda lungo il sentiero divino, ci sono altre persone che fanno il formaggio, altre persone che coltivano legumi, se Mario ci accompagna possiamo stare insieme e, come dire, cominciamo a toccare con mano questa agricoltura, arte, artigianato, insieme ad altri contadini che stasera comunque mi hanno lasciato le carte, ma non sono presenti. Toro, 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 toro. Ok?